Ogni materiale ha diverse proprietà di resa cromatica. A tal motivo, per verificarne a monitor il risultato finale prima di inviarlo in stampa, Sal Digital offre i profili colore per ogni prodotto. In questo modo potremo effettuare una prova colore per ognuno di essi. Sul sito web di Sal Digital si possono scaricare i profili ICC di tutti i materiali e inoltre consultare le impostazioni necessarie per applicarli correttamente. Prima di tutto, dobbiamo assicurarci che il monitor sia calibrato correttamente e l'illuminazione della nostra area di lavoro sia adeguata alle esigenze. Anche in questo caso, il nostro sito offre delle indicazioni a riguardo. In questo esempio, effettueremo la prova colore sulla carta Fine Art Barita. Andiamo a scaricare il profilo corrispondente attraverso un file compresso che dovremo decomprimere. Per installare il profilo ICC, clicchiamo con il tasto destro sul file e selezioniamo l'opzione Installa profilo. Dopo averlo installato correttamente, apriamo la foto su Photoshop e all'interno del menu Visualizza selezioniamo l'opzione Imposta prova e quindi Personale. Ci apparirà una finestra in cui dovremo scegliere il profilo colore di cui abbiamo bisogno e applicare le impostazioni corrispondenti. Nella finestra Dispositivo da simulare, cerchiamo adesso il profilo ICC scaricato precedentemente. In base al nostro esempio, sarà il Fine Art Barita. Eccolo qui. Adesso dobbiamo applicare le impostazioni indicate dal sito web di Sal Digital, nella stessa pagina in cui abbiamo scaricato il profilo colore. In questo caso, dobbiamo disattivare la spunta da Mantenere i valori numerici RGB, scegliere il colore metrico relativo come intento di rendering, attivare la compensazione punto nero e disattivare la simulazione del colore della carta. Dopo esserci assicurati di aver inserito tutte le impostazioni correttamente, possiamo salvare il profilo per non dover ripetere questa procedura in futuro. E una volta salvato, clicchiamo su OK. Potrete vedere come l'aspetto della foto sia cambiato in base al profilo ICC che abbiamo appena applicato. Questa immagine rappresenta esattamente il risultato finale dopo il processo di stampa. Pertanto, se volessimo apportare ritocchi o accorgimenti, questo è il momento per farlo. È possibile anche disattivare la prova colore direttamente dal menu Visualizza. Ed è importante ricordare che, anche se tutte le modifiche devono essere realizzate con il profilo ICC attivo, questi profili sono validi solo per la prova colore e non devono essere in alcun modo incorporati alla nostra foto. Inoltre, se siete indecisi sulla superficie di stampa da scegliere, potete approfittare proprio dei profili ICC per decidere quale materiale di stampa si adatta meglio al risultato finale che state cercando e scegliere di conseguenza il prodotto più appropriato. Adesso tocca a voi scoprire tutti i vantaggi dei profili ICC.